In apertura della seduta del 14 ottobre, il presidente della Giunta Sergio Chiamparino è intervenuto in aula sui danni causati dal maltempo che ha colpito in particolare la provincia di Alessandria e ha annunciato lo stanziamento di 5 milioni di euro per l'emergenza. L'Assemblea ha poi svolto un ampio dibattito, dopo la comunicazione del vicepresidente della Giunta regionale, sulla difficile situazione finanziaria dell'ente. Nel suo intervento, il presidente Chiamparino si è impegnato espressamente a non aumentare l'IRAP. Nel pomeriggio l'assessore lavoro ha svolto una comunicazione sulla situazione della cassa in deroga che nel 2015 non potrà superare i 5 mesi e in chiusura di seduta il Consiglio regionale ha approvato le mozioni per nuove norme sulle emissioni odorigene, sul riutilizzo del patrimonio pubblico e per il recupero di stazioni ferroviarie dismesse. Si sono insediati questa settimana il Comitato Resistenza e Costituzione e la Consulta Europea, presieduti rispettivamente dai vicepresidenti dell'Assemblea regionale Nino Boeti e Daniela Ruffino. Il Consiglio regionale ha celebrato i 150 anni della Croce Rossa con una tavola rotonda sul volontariato e un viaggio nell'attività dell'organizzazione, con dimostrazioni di primo soccorso e di prevenzione. Fino al 12 novembre l'ufficio relazioni con il pubblico del Consiglio regionale è in scena la mostra To Create, scenografie emergenti, esposizione allestita dagli studenti dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino sui prodotti scenografici. Fino al 30 novembre presso la Biblioteca Nazionale di Torino è visibile la mostra Cabiria, i 100 anni del mito, con fotografie, manifesti e costumi di scena di uno dei più celebri colossal cinematografici di tutti i tempi.